Dal 27 di febbraio si riparte col servizio dei parcheggi a pagamento, caratterizzato da due fasi. Una prima fase che appunto durerà fino al 5 di marzo, in cui gli ausiliari del traffico saranno tenuti ad un'attività informativa per permettere quindi ai cittadini e non solo di quindi venire a conoscenza di questo servizio, dell'attivazione del nuovo servizio di parcheggio a pagamento su Cassino. E poi dal 5 di marzo la seconda fase, che è quella vera e propria del pieno regime, in cui gli ausiliari espleteranno la loro attività a pieno, quindi anche quella contravvenzionale all'occorrenza, quindi al momento in cui si rileveranno le infrazioni al CDS. Quindi auspichiamo che con questa attivazione del servizio del parcheggio a pagamento si riattivi e soprattutto si regolamenti in maniera più degna la mobilità urbana, quindi anche per quanto sotto il profilo del ricambio dei parcheggi nelle zone centrali. Devo dare atto alla società ed anche ai lavoratori, agli ausiliari e al sindacato di aver rivisto le proprie condizioni, di aver ammorbidito le proprie condizioni per giungere a questo accordo che consentirà dal 5 marzo, poi si entrerà più nel dettaglio, dal 5 marzo di andare in funzione con il servizio a regime. E dal 27 marzo, quindi dal dopodomani, da lunedì, il servizio in via sperimentale ed informativa. Quindi nella logica ci può essere uno sviluppo, che so io, di poter ampliare le zone a traffico limitato piuttosto che le zone pedonali, ma attraverso la tariffazione si riesce a costruire questo equilibrio tra domanda e offerta. È ovvio che oggi voi vedete che se non si paga, tutti si accentrano più vicino possibile ai centri nevralgici, come ad esempio qui la Piazza del Comune. Con la tariffazione, il comportamento del cittadino medio, dell'automobilista, viene leggermente modificato e con la sosta a pagamento, nel medio-lungo periodo, si pone l'obiettivo di modificarlo più radicalmente e di poter introdurre quella logica per la quale, in fondo, con l'auto ci si sposta per fare medi viaggi, lunghi viaggi, ma nell'ambito cittadino forse è meglio. E qui il bike sharing sarà, diciamo, una scommessa, provare a muoversi in forma differente. Quindi nelle città, nelle medie, nelle grandi e anche nelle piccole città, la sosta a pagamento permetterà in futuro di riappropriarsi dei centri storici, di poter delineare, diciamo, un profilo diverso dell'utilizzo degli spazi centrali, come ad esempio le piazze, le vie del passeggio, e si è ottenuto tutto questo attraverso la sosta a pagamento. Parlando a nome di TMP, dico che è una società che lavora, diciamo, nel massimo della trasparenza del dato contabile, quindi anche questo è un grosso vantaggio, nel senso che credo e spero che nelle casse dell'amministrazione arriveranno diciamo, gli introiti in modo trasparente. E presumo che questo nuovo corso possa essere, diciamo, l'inizio anche di una nuova idea della sosta a pagamento, non vista come dicevo all'inizio, un sistema per fare cassa, ma bensì un sistema per offrire un servizio utile ai cittadini, e quindi l'introito che i cittadini vanno a inserire nel parcometro verrà poi ridistribuito, probabilmente, spero, in attività all'interno della viabilità, del traffico, magari dell'arredo urbano, insomma.